È scritto a parlare l'onorevole Molteni. Presidente, grazie. Non ruberò tantissimi minuti, anche perché le considerazioni principali le abbiamo fatte durante il dibattito di questo disegno di legge. Io credo che si debba essere estremamente chiari, in modo particolare con coloro i quali in questo momento ci stanno ascoltando da casa, perché credo che questo disegno di legge, anzi, questa riforma organica e strutturale, come viene definita dal governo e dalla maggioranza, direi una riforma epocale per come viene definita e presentata, è sì meritevole, ma è morta. Nasce morta e non troverà assolutamente mai compimento. E quindi c'è questo stacco clamoroso tra un'esigenza reale del Paese, perché il Paese chiede, rispetto ad una legge, lo diceva correttamente il Presidente della Commissione Affari costituzionali Mazziotti prima, una riforma datata, quella del codice fallimentare del 42, riformata poi nel corso del tempo in modo emergenziale per affrontare situazioni emergenziali sulle crisi di impresa e di insolvenza, purtroppo sempre più radicate e radicali nel nostro Paese, in modo particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, procedure fallimentari che si sono moltiplicate. Oggi il dato della mia provincia, una provincia importante da un punto di vista economico, dice che rispetto al 2015, nel 2016 abbiamo avuto il 18% in più di fallimenti. E il fallimento dell'azienda non è semplicemente il fallimento di una unità produttiva. Nel momento in cui fallisce un'azienda, fallisce un sistema economico, fallisce un sistema economico che dà ricchezza a un territorio, che crea indotto al territorio, che dà la possibilità ad altri lavoratori, ad altri professionisti, ad altre piccole e medie imprese di poter lavorare. Ed è ovviamente il fallimento di un sistema economico e lavorativo, in modo particolare su coloro i quali hanno 50 e passa anni, che difficilmente poi possono essere ricollocati sul mondo del lavoro. Quindi la morte di un'azienda è la morte di un territorio ed è la morte di un pezzo del nostro paese. E quindi se questa è un'esigenza purtroppo reale, dovuta anche a scelte sbagliate da parte del governo, il governo avrebbe dovuto impedire che questa morte cerebrale sistematica e continua da parte delle nostre aziende continuasse e le risposte sono state totalmente insufficienti e insoddisfacenti, è evidente che la necessità di mettere mano al sistema delle procedure concorsuali, frazionato, spezzettato, caotico, lungo, difficile, complicato, tenendo insieme elementi diversi, l'elemento del mercato da un lato, l'esigenza di aziende sane di poter continuare ad essere competitive sul mercato, l'esigenza del creditore di poter riavere un proprio credito, l'esigenza dell'azienda decotta di poter avere quel briciolo e quel minimo di continuità aziendale per poter garantire la continuità aziendale stessa e la continuità lavorativa e occupazionale, quindi la necessità di tenere su un piano di equilibrio questi fattori assolutamente fondamentali, tutti assolutamente fondamentali per il sistema economico del nostro Paese, avrebbero dovuto trovare le esigenze e la necessità da parte del governo, da parte della maggioranza parlamentare, di approvare questo disegno di legge in tempi tali da poter far sì che questo disegno di legge, che questa riforma organica potesse realmente diventare legge. E noi dobbiamo essere chiari con quelli che ci stanno ascoltando, con i creditori, con le imprese, con le aziende, con tutti coloro i quali si sono incagliati in questi anni in diverse variegate procedure concorsuali, spesso complicate, spesso costose, spesso lunghe e spesso generatrici di ulteriori problemi. Che questo disegno di legge non verrà mai approvato, che questa delega al governo, l'ennesima delega al governo, non verrà mai esercitata, con grave danno nei confronti di coloro i quali da anni attendono una riforma organica e sistematica delle procedure concorsuali. Questo, Presidente, al di là degli aspetti meritori e meritevoli di questo disegno di legge, non tutti, alcuni sì, si sarebbe dovuta avere la responsabilità politica, visto che questo disegno di legge governativo è datato un anno fa, e ritenendo questo un tema centrale e cardine del sistema economico e dello sviluppo economico del nostro paese, di dare una accelerata. Invece noi che cosa abbiamo e che cosa avremo? Un disegno di legge che verrà approvato, che andrà al Senato, che verrà imboscato nella Commissione Giustizia del Senato, dove già giacciono su un binario morto altre importanti riforme strutturali e organiche, così le avete definite, così ieri le ha definite il Ministro Orlando presente in aula, la cui presenza è sempre apprezzate, è uno dei pochi ministri che mette la faccia sulle proprie cose. Non basta però, non basta.
e quindi è arenato e insabbiato il disegno di legge. Questo è arenato e insabbiato il disegno di legge sulla riforma del processo penale, è arenato e insabbiato il disegno di legge sulla riforma del processo civile, altro importantissimo elemento fondamentale per far ripartire crescita e sviluppo del nostro paese. La lentezza del sistema giustizia costa un punto di PIL al nostro paese, e uno dei motivi per cui gli investitori stranieri non vengono ad investire nel nostro paese è non solo per la farraginosità delle procedure concorsuali, ma anche per una lentezza cronica, sistematica e endemica del sistema giustizia del nostro paese. In una sola parola, e chiudo, Presidente, tutte le più grandi e importanti riforme strutturali che avete iniziato non le avete completate, non le avete riformate. Questa doveva essere una legislatura di riforma anche per quanto riguarda il sistema giustizia, si concluderà, perché questa è una legislatura che si avvia a concludersi, per cui la delega non verrà mai esercitata e sarà ricordata anche per quanto riguarda il tema giustizia e anche per quanto riguarda il tema delle procedure concorsuali come un grande fallimento. Un fallimento del governo, un fallimento di Renzi e un fallimento della sinistra. Noi non godiamo di questi fallimenti, ma questo è il dato di fatto. Grazie. Grazie a lei, onorevole Molteni.